Buongiorno. Dato che oggi, no, non dirò, oggi non è una bellissima giornata, assolutamente non lo è, perché ogni volta che lo dico poi, non so, il pomeriggio e la serata si guasta sempre, arrivano nuvoloni di fantozzi che non erano previsti neanche dalla NASA. Allora, non dirò che è una bella giornata, ma voi noterete, insomma, così in generale, che c'è, qual è il tempo? Oggi dovevamo andare al mare, perché oggi dovevamo andare al mare, perché lo dovevamo fare. Però, dato che, allora, esattamente domani, che è 8 giugno, è il compleanno di Pasquale. Solo che noi festeggeremo oggi sabato alla mezzanotte. E andremo a Manfredonia, quel paese di provincia in cui vi facevo vedere il mare in qualche scorso vlog. Ecco, ci sono anche dei nostri amici. Staremo lì e quindi, insomma, inizieremo lì la serata mangiando prima la pizza e poi. Che cacchio è? Poi continueremo bevendo qualcosa. E quindi, insomma, avevo pensato, adesso dobbiamo andare al mare, che comunque non è proprio in città, cioè dobbiamo spostarci, anche se un quarto d'ora, 20 minuti, però dobbiamo arrivare lì, stare lì, primo sole, quindi tornare a casa rincoglioniti, perché il primo sole io torno a casa rincoglionita anche se sono sotto l'ombrellone. Vestirci, lavarci, uscire di nuovo, andare lì, no. Allora abbiamo rinunciato, lo faremo la prossima settimana, però io, insomma, ero così pallida, cioè, ma Biancaneve mi faceva un baffo. Prendo la mia piccola sdraio, mi sdraio. Cosa che farò ora, mi riempio di crema protettiva, manco fossi albina, però proteggetevi sempre anche se siete scure, e mi metto un po' al sole, anche se non riuscirò a stare più di 10 minuti, un quarto d'ora, perché io proprio non sopporto il caldo fisso. Infatti non riesco a fare saune, non riesco a stare fissa sotto una fonte di calore. Infatti al mare andiamo sempre nel pomeriggio, quindi prendiamo un sole molto meno forte, ci abbronziamo, che ci vogliono 3 anni. Perlomeno io, perché sono più bianca. Pasquale invece riesce tranquillamente perché è di carnagione scura proprio di suo. E poi devo stare perennemente in acqua. Io vivo in acqua, mi vengono le mani e i piedi palmati, tipo pesce. Però ho detto, chissà, riesco a prendere un po' di, non so, un'illusione di sole. Stavo pensando una cosa importante. Che cazzo mi devo mettere stasera? Mamma mia, che cos'è? È un trenino? Vedete, uno dietro l'altro. Il pavimento è bello fresco? Oh, sì, è freschissimo. Mi scusi? Cosa stava guardando? Oggi per primo ho preparato orecchiette con la verdura. In questo caso sono bietole. E ovviamente io condisco sempre anche con un pochino di salsa di pomodoro. Per secondo invece ho fatto praticamente asparagi e tofu. Entrambi conditi con un filo d'olio, un pizzico di sale e aceto balsamico. Però io sul tofu, ragazze, consiglio, se ce l'avete, se vi piace mangiarlo ovviamente, la salsa di soia, che è veramente spettacolare. Però in mancanza d'altro anche l'aceto balsamico va bene. Buongiorno! Pure tu vuoi prendere il sole? Se n'è andato. Sì, ma Si mo sono abbiamo messi in casa. mangiato, mo abbiamo mangiato, dovremmo stare a riposo, anche perché vedi, adesso non batte più a quest'ora il sole. Non, addio, se metto qui batte come? Voi non avete visto la piscina di Anushanu? Non l'avete vista? Eccola, qui c'è, veramente l'ho fatta vedere su Instagram. Che cosa dici stamattina? Bello Stiamo giovine! andando più vecchi. No, ancora no. C'è la mosca, Nush. Dove sta la mosca? No, io la prenderei anche subito. Stai facendo di avvicinarmi? No! Oddio, come rovinare i mobili! Un'ingorda, sei un'ingorda. Invece lui è molto più signorile. Prende, mastica, riprende. E invece lei è ingordissima. Si butta dentro. Vedete come lo tira via? È mio. Ancora pensate di prenderlo? E mastica. Madonna, io adoro guardarla mangiare. Perché vedete, muove praticamente le guanciotte. Ti piace il pane duro? Sei un'ingorda pure tu. Una massa di animali ingordi. Guarda tutte le briciole di lato. Cosa combini? Cosa combini? Poi dobbiamo passare 30.000 volte l'aspirapolvere sul tappeto. Vero? Perché ti piace mangiarlo sul tappeto, vero? Eh? Non ti senti colpevole di questo?
Ok, allora mi sono vestita, ovviamente. No, l'anello! Ovviamente sempre in maniera molto semplice, cioè non ho niente di particolare a parte i capelli che mi si appiccicano al gloss. Perché comunque voglio stare, insomma, voglio stare comodo, voglio stare a mio agio, voglio stare tranquilla. C'è Pasquale che mi ha fatto lo squillo. Ok, e infatti è andato a prendere la macchina che era parcheggiata un po' più lontano, è venuto qui sotto, adesso devo scendere. Questo qui me lo chiedete sempre, è un jeans acid wash, l'ho preso da Rongwe, lo feci vedere in una haul di acquisti. Anush, so che non sei d'accordo, però calmati, amore mio, sei uscita stamattina, hai preso caldo, abbiamo giocato con la pompa prima. No, ho detto pompa o ho detto piscina? Pompa o piscina? Ho detto la testa. O pompa. Poi ho messo delle semplicissime décolleté nere lucide, una canotta nera di The Zenis, una collana così. Mi sono riempita di bracciali e anelli. E niente, uno smokey sugli occhi, lucida labbra. E la mia borsetta con le frange, che mi piace perché è piccolina, quindi va bene in sera. Però c'ha pure le frange, la rende un pochino più particolare, diciamo, sì. Siamo per strada, sulla strada. Siamo sulla strada. No, mi hai detto così. Anche io mi sono messo sulla strada. No, attento che qua la gente accosta, scende, senza un cacchio di giubbottino fosforescente. Giubbottino. Mi è venuto giubbottino. No, di come si chiamano quei cosi? Catarinfrangenti. Una nostra amica che doveva venire, non può più venire purtroppo, è quella ragazza che siamo andati a trovare l'altra volta nel scorso vlog, sempre in cui andavamo appunto in questo paesino al mare, quando abbiamo fatto vedere il mare, e siamo andati a trovarla perché era incinta, avevo detto che si erano messi insieme a settembre, sposati a settembre nello stesso giorno, e diciamo il termine, la scadenza della, insomma, dell'arrivo della bambina, che è femmina, giusto? Yes. È proprio intorno a quei giorni di settembre, quindi sembrava una data magica. E insomma, quella ragazza, dato che insomma, posso salutarla. Ma non vedo. Visto come le trasmissioni. Ma non la sapevo neanche. Posso salutarla. Sì. Come le trasmissioni dove vabbè. Posso salutare quella. E quindi non può venire. E quindi però, insomma, si sentiva un po' debilitata perché c'ha una bella panciona. No, tra l'altro aveva anche un po' di influenza. Sì, visto, diciamo, che anche anche questa, cioè anche con il bel clima comunque gira sti influenza. Sì, sento molti che stanno mezzo influenzati con tipo nausea, una cosa intestinale. Comunque potrebbero mettere qualche lampione, al di là del film. Ah, questa è una superstrada, non è che c'è bisogno del lampione, ci sono i paletti, no? Ah. Che si illuminano. Guarda che anche troppa luce dà fastidio per strada. Infatti questa mi sta scassando la retina. Sì, però la retina. Sì, ora la spengo, solo che se la spengo poi proviamo. No, siamo bui. No, ci sta solo dalla mia parte, dalla tua è buio. Comunque, ancora una volta per Nadia siamo in ritardo perché no. È lì che mi è tutto registrato in diretta. Mentre stavo dicendo che stavo per scendere, squillo, hai fatto lo squillo in diretta, è registrato, quindi io da lì a 3 minuti sono scesa, il tempo di dare la fetta biscottata alla Nuscia. Quindi non puoi dire proprio cavolate di niente, non sono novità, oggi è un perfetto orario. Oh, ma comunque la maggior parte delle volte è lì che mi fa fare tardi e in pratica sbagliamo ogni orario con gli amici quando abbiamo appuntamento. Ma loro lo sanno, ci dicono apposta 10 minuti prima perché sanno che oddio, mezz'ora prima. Infatti arriveranno a mezzanotte. Ci hanno detto alle 10, ma sai che arriveranno a mezzanotte convinti. Siamo un po' lontani. Ti sei parcheggiato tipo a un chilometro di distanza, adesso con i tacchi. Scusami, ma ci sono 22.000 persone in quel locale. Ho capito, cioè, però c'è allora ragazzi, ma vi faccio vedere tutta la strada. Tra l'altro in discesa, quindi immaginate con i tacchi in discesa, no? Che devi camminare tipo tac 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 tac. Sì, scusa, con i tacchi è normale che fai tac tac. Che sciocchezza che hai detto adesso. Cioè praticamente vedete questo marciapiede? Ecco, è lungo 1 chilometro, infatti non si vede neanche il locale da là, tutto in discesa, lo dobbiamo fare a piedi, con queste scarpe. Dai, è vicino. Meglio fare così, che noi in mezzo alla strada. Sì, ho capito, ma là eravamo più vicini.
Devi appena vedere se c'è la porta. Olè! Guardate il ghiaccio fumante. Aspetta, devo fare il video. Non si vede. Messo in caso. Perché lo deve mettere online? Siamo là. No, ma tanto che fa? No. No, 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 non dire pigna. No, ma me non violazione della privacy, se non glielo dici. Ma tu... Dai, ma perché devi tenere le persone? Cioè, capito? C'è cioè, lui, capito, accende la videocamera, riprende la gente, no? Senza spiegare che se non vogliono è violazione della privacy, se non glielo dico. Ma scuola, di qualcosa a Melinda e mi riprende l'orecchio. L'orecchio mi ha ripreso. Dai, facciamo un altro. Saverio, tua moglie, hai visto quando abbiamo fatto il messaggio? Ha detto, facciamo il messaggio. Pasquale, di qualcosa a Melinda. Ma ha ripreso l'orecchio. Ebbè, è un'espressione artistica, è un modo di riprendere nuovo. Ah, l'orecchio, è naif. È naif, naif. Ciao Giorgina. Allora, Melinda, dato che prima mi ha ripreso l'orecchio, ora ciao, vediamo, speriamo che mi... Ciao Carmela. Allora, mandiamo anche un bacio ad Antonio. Che ciao. Non sapevo che stavi anche tu, io credo che stavi in pizzeria, ecco perché non trovo. Sono tutte cose che non potrei, non state capendo niente, però io vi rendo partecipe di una serata di cui non capirete niente, però vabbè. Io credo che stavi in pizzeria, ecco perché non l'ho salutato prima. Ma mamma, io con la fotocamera. Riprendimi anche quest'altro. Vabbè. Anche noi, da tutte e due le parti, un orecchio e l'altro. Allora, vi vorrei far vedere, però non riesco. Questo è praticamente il prosecco che abbiamo ordinato, perché fra poco è mezzanotte. Meglio la moglie che non parla, lo sai. Ma alla fine... Meglio la moglie che non è il figlio. Perché ti devo picchiare il giorno del tuo compleanno? Dentro, però non riesco a farvelo vedere. Che cosa? C'è il ghiaccio con l'acqua, no? Non l'avevo mai visto. Ah, grazie. Comunque figata. Il locale è fatto tutto quanto così, con questi gazebo. Ci siamo quasi. Festeggiamo. Stai zitto che mancano 2 minuti. Sì, mancano ma ancora 2 minuti. Non rompere le palle. 2 minuti mancano. Devi essere preciso, svizzero. Sta pazza. Si chiama Rosa, saluta il mondo. Abbiamo già bevuto qualcosa. Allora. Angelica. Saluta a tutti quanti. Saluta. Marito Giuseppe. Auguri! Auguri, amore! Auguri! Tanti auguri! Ai miei 24 anni! Non sono 24! 24! 24! 24! Alla coscia! Alla coscia! Alla coscia! Si dice qua, a una coscia! Amicizia, l'amore! Alla vita, al Brasile! Al Brasile! Al Brasile! Fammi sentire. Hai scelto tu. Buono. Auguri. Almeno anche quando non mi lavo, insomma, c'è un po'. La prima parte della serata è finita. Dico la prima parte perché adesso non può finire così la serata. Dobbiamo andarci a fare la nostra birra. Allora, siamo tornati nella nostra città, Foggia, e ci siamo fermati a prendere una birra. La nostra birra è questa. E ci fermiamo a berla così come quando mi ricordo i primi tempi che ci siamo conosciuti. Proprio sì, con una tenens in una mano, tenens, il parco vicino. Il parco, seduti, insomma, proprio... tranquilli, senza nient'altro e niente, quindi adesso ce l'abbiamo qui tranquilli, scendiamo, ce l'abbiamo giù, però insomma volevo finire questo vlog così, con un brindisi anche a voi che ci seguite sempre, che seguite sempre anche lui sempre. E lui ci tiene tantissimo davvero, no, altrimenti non, veramente ve lo dico, non, se non ci fosse voi io non avrei comunque il canale, anche io uguale, perché sennò parleremo sì con ma lui. Io no, ma a te diciamo un qualcosa che lo facevi già per divertimento, capisci? Sì, vabbè, io lo faccio mentre, da anni, mentre diciamo voi mi spingete a fare video.
Sì, ecco, è diciamo vero. Così. Perché è proprio per voi che l'avete sempre detto, sì. Pasquale, allora lui, capito, ha accettato la cosa. E quindi un brindisi anche a voi, anche a prescindere, perché comunque... A chiunque faccia gli anni oggi e domani. 8 giugno, domani 7 giugno. Domani 7, sì. Buongiorno. L'alcol. No, io ho bevuto di più di te perché tu dovevi guidare, quindi tu hai fatto solo un brindisi. Però io me lo sono permesso, adesso però ti bevi la birrozza, così poi ce l'andiamo a casa. E quindi ragazzi, niente, facciamo questo brindisi e buon compleanno, ti auguro 100 di questi giorni, ma poi il classico brindisi. Vuoi aggiungere qualche cosa tu? Sì, ragazzi, il meglio deve ancora venire. E vai, auguri, noi ci vediamo al prossimo video, ciao. Ciao.